Buongiorno. Matrimonio Carli Borghetti? Sì. Accomodatevi, avverto il curato. Un momento, manca lo sposo. Sì, e il testimonio dello sposo. Ma signori miei, siamo già in ritardo e fra mezz'ora abbiamo un gran matrimonio. Un matrimonio in pompa magna. Ma intanto se c'è da firmare qualche cosina, non so, io sono il testimonio della sposina. Sì, ecco. A suo tempo. Aspetteremo. Firmeremo dopo. Non capisco questo ritardo di Mario. Nemmeno io. Va bene, aspetteremo, no? Un quarto alle nove. Permettete? Matteo Bonetti, proprietario dello studio fotografico Lux et Umbra. Ragioniere Bertini. Egregio ragioniere. Io volevo pregarvi di... Sì, insomma, se vi occorresse per la vostra casa editrice qualche piccola riproduzioncina fotografica, ma robettine d'arte, si capisce, carine, eh? Ecco lo sposo. Oh! Delfina. Scusa un momento. Mario, che c'è? Il curato ha premura. Dice che questo matrimonio è... Non c'è più matrimonio. Vieni, Delfina. Scusate un momento. Ma cos'altro gli è venuto in mente adesso? Voglio sentire. No, stai buonina, cara. Le farò una delle sue solite sfuriate. È geloso come un Otello. Povero Delfina. E allora? Non hai nulla da dire? Lasciami. No. Prima devi dirmi cosa hai fatto e dove sei stata questa notte. Se lo sai, non hai niente da rimproverarmi. Sono stata da Lia, ti ripeto. No, non è vero. Lasciami. Mi fai male. E quell'uomo chi era? Ti ha vista la padrona, la cameriera uscire con lui. Dimmi, chi era? Te l'ho già detto, l'amministratore del nonno. E allora perché non sei rincasata? Ma per chi mi prendi? Quell'uomo era già stato da te altre volte. L'ho saputo. Mi hai fatto spiare. Ah, che miseria. Ma ora basta. Tutto questo è così basso, così vile. Hai ancora il coraggio di insultarmi? Signorina. Buongiorno. Buongiorno. Ma io sono stupita di vedervi. Sono venuta per prendere le valigie. Ah, sono qui pronte. Ma non avevate bisogno di disturbarvi. Tonino sarebbe venuto a portarvele alla stazione. No, non c'è più bisogno. Non parto più. Ma come? Non fate il viaggio di nozze? No. Non ci siamo sposati. Non vi siete sposati. Oh, l'avrei giurato. L'ha detto anche Tonino. Vedrai che quello lì farà una pazzia. E sì, che ho fatto di tutto per calmarlo. È stato qui? Sì, stamattina. E stanotte ha telefonato almeno 10 o 12 volte e ha svegliato tutta la casa. Poi è venuto qui come un forsennato. Signorina, voi vi siete innamorata di un pittore, ma gli artisti sono tutti mezzi matti. Già, gli artisti. Mi dispiace che la vostra camera sia affittata. Non importa. Prendo questa valigia. L'altra la manderò a prendere poi. Arrivederci, signora. Ma, e dove andate? Non lo so. Arrivederci. Arrivederci.
Pronto? Pensione Beretta. La signorina Carli è uscita in questo momento. Ah, non so. Non ha detto dove andava. La signora Beretta non sa nulla. Ma dove sarà andata? Non so. Forse da sua nonna. No, non è possibile. Delfina non tornerà mai dai suoi parenti. L'ha detto tante volte. Posso andare, signorina, dalla signora Panozzi? Sì, ma non star via due ore, però. Vado e torno, signorina. Te. Salute. Che farabutto quel Mario. Farle fare una figura simile in chiesa davanti a tutti. Farabutto, farabutto. Tu non hai sentito che è una campana sola, quella di Delfina. Din, din, din. Bisogna sentire anche l'altra, no? Vorrei che tu mi facessi uno scherzo simile nel giorno delle nozze. Io? Sentiresti che don, don, don. Oh, va là. Lo sai che io... Va, va, va a lavorare, va. Va bene. Vado. Però... un bacino. Cara. Ciao, ciao, va a lavorare, va. Ciao, scimmiettina. Che pena mi hai tolto dal cuore, hai fatto bene a venire. E cosa è successo? Non ho voluto credere che ho passato la notte qui da te. E che cosa ha creduto? Che vuoi che ti dica? Lo conosci? È stato a cercarmi stamattina alla pensione e non mi ha trovata. Ma la signora Beretta? Non lo sapeva, non l'avevo avvertita. Ma ci vado io dal signor Mario, a me dovrà credere. E a me che doveva credere? Lascia stare, Lia. Forse è meglio così. Ricomincerebbe domani. È uno stupido, un mascalzone. È un infelice. E io forse non li avrei giovato per nulla. Ci saremmo tormentati senza volerlo per tutta la vita. Ma tu adesso? Sono in mezzo ad una strada. Finché non trovi di meglio, questa è casa tua. Vedi? Ho portato la valigia. Brava. Forse hai ragione. È meglio che sia finita così. Su, coraggio. Però io al tuo posto... So cosa vuoi dire. Lasciami parlare. Non per mandarti via, ma se io avessi come te una bella casa... Un nonno ricco, solo, affezionato. Affezionato? Ti ha mandato a chiamare anche ieri. In fin dei conti, è sempre tuo nonno. Oh, tu al mio posto faresti come me. Non dimenticherò mai che hai lasciato morire mia madre nella miseria. Tu, non volevo farti arrabbiare. Briganti! Questa volta t'ho preso. È inutile nascondersi. È il secondo vetro che mi rompete in questo mese. Ma te li faccio pagare tutti e due. Lasciami andare, non sono stata io. E chi è stato allora? E adesso dimmi chi sei. Non voglio dire chi sono. Ah sì, allora ti chiudo là dentro e non ti lascerò tornare più a casa. Non importa, non voglio tornare a casa. Come? Non vuoi tornare a casa? Sono scappata da casa. Ma ci sarà qualcuno che ti aspetta, che ti cerca? Papà è fuori. Non ci sarà solo papà nella tua casa. C'è Maria e Tilde. Papà le manderà via perché mi hanno perso. E io sono contenta. Qui bisogna fare qualche cosa.
Ora telefono ai carabinieri. No, non telefonare ai carabinieri. Su, su, non aver paura. Lasciati sole. Maria scherza, non telefonerà nessuno. Ma tu devi dirmi chi sei. Poi penseremo insieme che cosa dobbiamo fare. Marina, sono Marina. Che bel nome. Vogliamo diventare amiche? Con te, sì. E allora dimmi perché sei scappata. Papà è sempre fuori. Ed io non voglio più stare con Gilda e Maria. Non voglio. Sì, signor commissario. Sono ancora io, scusatemi. Nessuna notizia della bambina. Sì, della figlia dell'architetto Ravaldo. No, no, l'architetto non c'è. È a Roma, sì, e dovrebbe tornare domani o dopo. No, no, non l'abbiamo ancora avvertito. Vi scongiuro, signor commissario, fate tutto quello che vi è possibile, ma trovateci la nostra Marina. Tutto quello che si può fare sarà fatto. Ma non pensate che la bambina abbia voluto fare uno scherzo, che sia scappata da qualche suo parente? No, la bimba non ha parenti qui. Sì, sì, grazie, signor commissario. Grazie. Papà non vuole mandarmi a scuola perché l'anno scorso ho avuto la pleurite. Però so leggere e scrivere. Brava, ma dov'è casa tua? Hai detto viale Trento. Te lo dico se tu mi prometti di stare con me. Se vai via, io scappo di nuovo. Va bene, te lo prometto. Davvero? Ma sì, Marina. E allora ecco, è quella. Un momento. Quando sei entrata nel cortile ti ho visto piangere. Perché piangevi? Io? Ma sì, ti ho proprio vista. Però quando starei con me, non piangerei più. Me lo prometti? Prometto. E allora andiamo. Se invece di correre per le strade come una sciocca, fosse ritornata a casa, o almeno aveste telefonato, forse a quest'ora al commissariato avrebbero potuto fare qualche cosa. È bastato un attimo. Il tempo per comprare una rivista all'edicola. Basta sempre un attimo per provocare una sciagura. Pronto? Ma... no. Sì. Sì, ingegnere. Niente di nuovo. Va bene. Ha telefonato Andrelli? Va bene. E Marina come sta? Bene, ingegnere. No. Non è ancora rientrata, no. È andata al cinematografo con la signorina Maria. No. No, ingegnere. Un po' di mal di testa. Ecco. Ce n'ero fuori, rincaserò tardi. Mettete pure a letto la bambina, non aspettatemi. Buonasera. Oh, signora Tilde. Signora Tilde, che facciamo? Forse è Marina. Oddio, lo volessi. Buonasera. Buonasera. Marina! Marina! Oh, cara piccola. Cara, quanta pena ci hai dato. Oh, scusate. Ho trovato la bambina e l'ho riportata. Vi prego di spiegarci. Ero nel negozio di un'amica e per caso ci siamo accorte della bambina che stava nascosta in un carretto nel cortile. Sulle prime non voleva parlare ed è stato difficile sapere qualche cosa da lei. Immagino. Se non ci fosse stata Delfina non sarei ritornata. Diremmo a papà anche questo. Per fortuna è arrivato e sarai punita come ti meriti. Vorrei parlare col padre di Marina. L'ingegnere rincaserà molto tardi. Se permettete l'aspetto. Come volete. Ho fame e anche Delfina ha fame. Noi vogliamo mangiare. Marina questa sera mangerà soltanto la zuppa e una mela. E va bene, ma Delfina mangia su con me. Vieni, vieni. Come? Permettete? Ah, ma insomma. Avrò avuto torto. Ma Delfina mi conosce, lo sa come sono. Doveva parlare, scolparsi, dire qualche cosa, insomma. Ma che cosa vi doveva dire? Vergognatevi. Offendere così una ragazza come Delfina. È orribile. Ma io le voglio bene. Bello sforzo. Era molto arrabbiata? No, era contenta. Contenta che tutto fosse finito. Come è finito? Oh, sciocchezze. Sarebbe bella che non dovessimo sposarci per un equivoco. Ah, lo chiamate equivoco? Gli uomini. Siete straordinari.
ma non mi succederà più. Del resto sono sicuro che Delfina mi perdonerà. Sa che sono un po' matto, ma noi artisti... Un po' matto? Matto completo. E quella dell'artista è una bella scusa. Beh, dove abita la bambina? Non so, non l'ha voluto dire. Sarà. Vi dico che è così. E va bene. Però devono capitare tutte a Delfina, eh? Adesso anche le bambine che scappano di casa. Già. Posso aspettare? Padronissimo. Grazie. Scusate. Sono il padre di Marina. Io? Forse vi avranno detto. Sì, Tilde mi ha detto. Vi sono molto grato. Sono arrivato in questo momento. Perdonate se non hanno pensato a darvi una camera. Oh, non era il caso. Marina non voleva che la lasciassi. Si è addormentata mentre le raccontavo una fiaba. Poi mi sono addormentata anch'io. Ma deve essere tardi. È quasi l'una. Oh, ma io devo andare. Certo, avete preso freddo a dormire così. Venite un po' di cognac, vi farà bene. Scusate, non mi sono ancora presentato. Architetto Antonio Ravaldo. Delfina Carli. Andrea, del cognac. Prego, accomodatevi. Grazie. Avete famiglia? Qualcuno che vi aspetta? Nessuno, sono sola. Lavorate? Ho sempre lavorato. Debbo lavorare. No, vai pure. Vi prego, non troppo. Dov'eri? Ero di là, è arrivato il tuo papà. Mi sgriderò. No, non ti sgriderà. Se starei buona e dormirai, domani sarà tutto dimenticato. Non è vero? Buonasera, papà. Ciao, Marina. Papà, io Delfina che non se ne vada. Te lo prometto, glielo dirò. Dormi, Marina. Buonanotte. Buonanotte. Grazie. Io mi domando cosa succederà quando bisognerà dire a Marina che ve ne siete andata. Capirà che ho detto una bugia. È triste ingannare i bambini. Non se lo meritano. Potreste rimanere per qualche giorno. Che lavoro fate? Ero impiegata in una casa editrice, ma ho lasciato il posto perché dovevo sposarmi ieri. Sposarvi? Sì. Poi tutto è andato a monte. È inutile che vi spieghi il perché. Sono tornata alla casa editrice, ma il mio posto era già preso. Potrei anche non credervi. È giusto. Potrei essere entrata nella vostra casa come la più abile delle ladri. No, non ho detto questo. Vorrei chiamare un tassì. No, sedete. Ora che avete perduto l'impiego, cosa pensate di fare? Non lo so. Potreste rimanere qui? Rimanere? Ma perché? L'istitutrice di Marina. Oh, vi ringrazio, ma... Vi ho offesa? Oh, tutt'altro. Penso che potreste essere molto utile per Marina. Divedereste le mansioni con la signora Tilde, va bene? Allora rimanete? Per Marina. E perché ho bisogno. Grazie. Ma siete proprio sola al mondo. Non avete nessun parente? Ho il nonno. Abita in una villa in montagna. Ma non l'ho mai visto. E perché? È una storia dolorosa. Mia madre ha sposato un artista contro la volontà del nonno. È morto in miseria.
Ma non parliamo di queste cose. Capisco. Desidero che Marina esca tutti i giorni, che prenda molta aria. La signora Tilde vi darà tutte le istruzioni. Va bene. O domani mattina metterete l'indirizzo della casa editrice dove eravate impiegata. Perché? Perdonate, ma devo chiedere le vostre informazioni. È giusto. Andrea, accompagnate la signorina nella camera degli ospiti. Buonanotte, signorina. Buonanotte. Così devi darmi il vantaggio. Va bene, allora vai laggiù. Pronti? Pronti. Cosa fai, eh? Faccio le gare di corsa con Elfina. Ma brava, brava. Corriamo, corriamo, Elfina. Minestra, carne fredda. Mangerà quello che c'è. Che ne sapevo io che veniva a colazione? Non viene mai? Telefoni prima. Colazione servita. Vedrai com'è bello. Abbiamo una villa proprio sul mare. L'ha costruita papà. E anche questa l'ha costruita papà? Ma sì, anche questa. Papà costruisce delle ville, delle case grandi, grandi, con tante, tante finestre. Davvero? Ma come, non lo sapevi? Ma chi te le racconta tutte queste storie? Oh, papà! Cosa mangi? Crema di piselli. Piace anche a me. Signor ingegnere, la colazione si fredda. Ce n'è ancora di questa crema? Sì, ingegnere. Allora faccio colazione con Marina. Ma ingegnere, giù è tutto pronto. Ho detto che faccio colazione qui. Come volete, manderò Andrea. Ho fame, signorina Delfina. E tu? Anch'io, papà. Bene. Oh, che bella posa. Ecco, così, così, ecco. Marina, alza un pochino la testina. Ecco, ecco, guarda qui. Bene, molto bene. Adesso state fermini, eh? A presto. Sì, 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 Delfina, sorridete. Sorridete, così, così benissimo, ecco. Attenti, fermini. Fatto. E quando vedremo la fotografia? Subito, fotolampo. Puoi venire a vedere come si fa? Vieni, posso, vieni. Delfina? Sì, io vado da lì, ti aspetto di là, sai. Vieni. È pronto il mio berretto? Sì. Certo. Lucia, porta il berretto della signorina Carli. Sei passata alla casa editrice? No, non ancora. Non vorrei fare la bambinaia per tutta la vita. La bambinaia? L'istitutrice? Se non è zuppa. Ecco, signorina, è pronto. Prova un po'. Sì.
Non c'è male. Come non c'è male? È un modello. Si porta così, ecco. Sai, è venuto Mario, è molto avvilito, faresti bene a vederlo. Per ora no, preferisco di no. Ha insistito tanto per avere il tuo indirizzo. Però non gliel'avrei dato. Oh no, figurati. Buongiorno. Buongiorno. Desiderate? Vorrei parlare con la signorina Delfina Carli. Non so se la signorina è in casa. Volete dirmi il vostro nome? Buongiorno. Buongiorno. Io sono il pittore Mario Borghetti. Vorrei parlare con la signorina Carli. La signorina Carli è uscita con la bambina. Io sono il fidanzato di Delfina. Il fidanzato? Non sapevo che Delfina avesse un fidanzato. Probabilmente non ve l'ha detto. Comunque è la mia fidanzata. Oh, guarda, interessante. Prego, accomodatevi. No, grazie. Se la signorina non è in casa, ritornerò. Aspettate, potete dire a me? Non è la stessa cosa. Buongiorno. Buongiorno. Te lo mando a casa. Va bene. Delfina, quando vedremo la fotografia? Tra qualche giorno. Ciao, Lia. Ciao, Delfina. Non la saluti, la signorina. Non mi vuole più bene da quel giorno dei carabinieri. No. Ciao, Lia. Ciao, cara. Ciao. Lo spettacolo si intitola La principessa Turandot. Attenti, attenti, signore e signori, si incomincia. Il campanello lo voglio io. Ma no, tu sei il pubblico. Attenzione, la principessa Turandot di Carlo Gozzi. Gozzi! Silenzio. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno. Delfina e la piccola sono rientrate? Sì, signor ingegnere, sono di sopra. Se permettete, vorrei parlarvi. Ah, più tardi. Una cosa importante. Dopo, dopo, adesso non ho tempo. Ma, ingegnere... Trema per la tua vita. Dimmi, qual è l'albero antichissimo e nuovo in cui si perde la vita di tutti gli uomini che ha le foglie bianche al di sopra e al rovescio nere? Dimmi per cortesia quest'albero quale sia. Felice me per una seconda volta. Non vi dispiaccia, altera principessa, se io sciolgo anche il secondo indovinello. Le foglie nere sono le notti, le foglie bianche sono i giorni, quell'albero è l'anno. È l'anno, sì. Principe Calaf, sei ancora in tempo. Non tentare il terzo indovinello. Bada, potrebbe costarti la vita. Morte pretendo, o Turandò in sposa. Ascolta, o superbo, dimmi, qual è la terribile fiera quadrupede d'alata che ama chi l'ama, odia chi la odia, che ha fatto tremare il mondo, che sul mare ha steso l'ombra delle sue ali vittoriose? Turandò, sei vinta. Quella fiera splendida e terribile è il leone di San Marco. Ma io vi proporrò un indovinello. Se lo scioglierete, me ne andrò lontano, altrimenti sarete la mia sposa. E sia. Avrò la morte o Turandò in sposa. Bravi, bravi! Delfina è brava. Ingegnere. Che c'è? Vi vogliono al telefono. E chi è? Dal cantiere. Ah, vengo. Perché va via, papà? Torno subito. Intanto cambiate scena. Va bene. No, no, no. Delfina, che scena metti? Non lo devi sapere. Il mio almeno come va a finire? Non lo so, Marina. Non è vero, lo sai. Lo sposi poi il principe? Chi lo sa? Signorina. Che c'è, Andrea? L'ingegnere vi attende nel suo studio. Aspetta, Delfina, non andare. Da brava, Marina. Andrea finirà lui di mettere sulla scena. Va bene, signorina. Vieni, cara, vieni. Avanti.
Desidero parlarvi e sarò molto franco. Ho visto che Marina sta bene. So che in questi giorni è stata buona, che non ha fatto più i capricci. E tutto questo è merito vostro. Grazie, siete molto buono. Molto buono? Non vorrei che mi giudicaste troppo buono. Sì, insomma, vorrei che foste con me aperta, sincera. Mi pare di essermi comportato verso di voi con assoluta fiducia. Non capisco. Tilde mi ha detto, e suppongo l'avrà detto anche a voi, che oggi è stato qui a cercarvi un giovanotto, sì, un pittore. Tilde non mi ha detto niente. Ma siete ancora fidanzata? O non lo siete più? Vorrei non mi rivolgeste delle domande su questo argomento. Non ho nessun diritto di occuparmi della vostra vita, ma siccome siete qui, in casa mia... Me ne devo andare. Come correte? Dovete scusarmi, ingegnere, ma sto attraversando un periodo molto triste. Sedetevi, prego. Grazie, ma Marina sarà impaziente. Aspetta il terzo atto. Ah già, è vero. Turandot deve sposare il principe. Scusate. Prego. Permettete, ingegnere, vorrei chiedermi il permesso di andare stasera a cena da una mia amica. Andate pure. Grazie. Finiscila di mangiare e non farmi briciole sulla tovaglia, lo sai che non posso sopportarlo. Oh, to tesorino caro, non t'arrabbiare, guarda. Ecco fatta, eh? Però ritardano, sai, io ho una grande famina. Ma di un po', sei sicura che verranno quei due? Boh. Io ho l'impressione che tu abbia combinato un gran guaio a invitare Mario e Delfina a pranzo senza che l'uno sappia di incontrare l'altro. È l'unico modo per rimetterli d'accordo. Tu ti metti lì. Sì. Delfina qui, Mario qui e io qui. Ecco. No. Su, su, piglia i fiori. Oh, già i fiori. Ecco i fiori. E speriamo che tutto vada bene. Lascia fare a me. Buonasera, signorina. Buonasera. Cominciavo a temere che foste già uscita. Sono le 8:15. Già le 8:15? Sì, ma non preoccupatevi. Non siete in ritardo. Volete essere così gentile di telefonare che non andrete dove siete aspettata? Ma... C'è un telefono al bar qui vicino. Ecco Mario. Ma non diglielo che verrà Delfina. Buonasera. Ciao Mario. Buonasera. Finalmente ti vediamo di buon umore, eh? Sì, sono contento, prima di tutto per il vostro invito e poi anche perché ho venduto un bellissimo quadro. Ah, bravo. Come, siamo in quattro? Chi è l'altro invitato? Permesso un momento. Chi è l'altro invitato? Mo. Davvero? Che peccato. Beh, se non puoi. Sì, ho capito. Chi è, lei? Naturalmente. Vieni quando vuoi, ciao. Cosa ha detto? L'avevate invitata? Non viene. E perché non viene? Non può. Ma perché non può? Non lo so. Non gliel'ho chiesto. In fondo non sta a casa sua, non può fare tutto quello che vuole. C'è una bambina e sapete com'è. Sì, adesso c'è anche la scusa della bambina. Su, su, mettetevi a tavola. Oh, finalmente. Ah. Sapete perché non ho mai domandato vostre informazioni? No, veramente. Perché se fossero state cattive avrei dovuto mandarvi via e non volevo. Forse ero io che dovevo andarmene. Perché? Non lo so, così. C'è qualcosa che vorrei dirvi, ma ho paura. Sì, ho paura che ridiate di me. Non posso ridere di voi. Ecco, vorrei dirvi... Credo di sapere che cosa. Delfina. Dimenticare,
domani devo partire. Buonanotte, Delfina. Arrivederci fra qualche giorno. Buonanotte. E buon viaggio. Partito alle 8 con il rapido. Adesso che ore sono? Sono le 11:20. A quest'ora papà è qui. Questa è la Spezia. Ha già passato Genova e queste montagne che si chiamano gli Appennini. Fammi vedere gli Appennini. Santa Margherita dov'è? Eccola, Santa Margherita è qui. Allora, qui c'è la nostra villa? Sì. Papà ha promesso che quando torna da Roma andiamo 15 giorni al mare. Io, lui e Delfina. Ah, sì? La posta, signora Tilda. Grazie. Signorina, c'è una lettera per voi. Grazie. Prego. Permettete? Prego. Signorina Carli? Sì, sono io. Sono io che vi ho scritto. Non comprendo cosa possiate volere da me. Non ho il piacere di conoscervi. Sono la signora Reni. Mia figlia ha necessità di parlarvi dell'ingegner Ravaldo e vi prega vivamente di recarvi presso di lei. È lontana da qui? No, a pochi passi. Favorite. Avanti. Accomodatevi. Sono Wanda Reni. Scusate se vi ho disturbata, ma non potevo venire io da voi. Quello che devo dirvi è molto importante. Dite. Non vi farò perdere del tempo. Mi risulta che l'ingegner Ravaldo, il vostro padrone, è innamorato di voi. E suppongo che anche voi siete innamorata di lui, no? Mi pare che tutto questo non vi riguardi. No, al contrario, mi riguarda moltissimo. Voi siete una ragazza seria, così mi dicono almeno. Può darsi che l'ingegner Ravaldo pensi a sposarvi. Anzi, ve l'avrà già proposto. Ma scusate. No, vi prego, non mi interrompete. Ravaldo è un uomo piacente, ricco, ha una posizione brillantissima. Sono certa che la sua proposta di matrimonio vi lusinga moltissimo. Ma voi non potete sposarlo. Perché? Perché? Perché se c'è una donna che gli deve sposare, quella donna sono io. Soltanto io. La madre di sua figlia. Marina. Marina? Domandatelo a Ravaldo e portategli i miei saluti. No, vi prego, non ve ne andate. Non vi ho fatto mica venire qui per dirvi che Ravaldo è un mascalzone. Non è più mascalzone degli altri. Gli uomini su per giù sono tutti uguali. Per dir la verità di Antonio, non posso dire gran male. È generoso, almeno con me. Mia madre qui presente può testimoniarlo. Marina, la vedete qualche volta? No, mai. Quando è nata se l'è presa lui. È giusto. Ma mia figlia è sempre mia figlia, anche se non la vedo mai. Non voglio che vada a finire in mano di una matrigna che potrebbe poi avere degli altri figli. E la mia finirebbe per trovarsi in una condizione di inferiorità. È giusto quello che dico? È giusto. E poi perché io devo rinunciare per sempre alla speranza che Antonio mi sposi? Per il momento è una cosa difficile che io stessa non desidero, perché amo la mia libertà e il mio lavoro. Ma essendoci di mezzo una figlia, con l'andare del tempo, chissà. Voi mi capite, no? Capisco. Avete l'aria di una brava figliola.
E poi perché dividere una madre dalla propria figlia? Marina un giorno potrebbe odiarti. Sì. Ho capito che cosa volete da me. Non vi chiedo una promessa. Mi fido della vostra coscienza. Potete fidarvi. Buongiorno. Buongiorno. E scusate. Potrei chiedervi il nome della persona che vi ha parlato di me? No. Ho promesso di tacere. Mamma, accompagna la signorina. No, grazie. Ah, siete voi. Vado subito da Marina. No, non occorre. È con Maria, sta giocando. Rimanete pure. Certo avete bisogno di restare sola. So quello che provate in questo momento. Che cosa sapete? Wanda è mia sorella. Vostra sorella? Sì, ed è perciò che sono qui. L'ingegnere ha voluto darle anche questa garanzia. È stato buono. Wanda però spera sempre. Spera che lui si lasci commuovere e che un giorno o l'altro la sposi. Io non lo credo, ma sono sua sorella e devo agire come ho agito. Capisco. Ma voi non vi dovete canire contro di me. Io non vi ho fatto nulla di male. Non so quello che Wanda può avervi detto, ma credetemi, non è cattiva. Forse vicino a lui avrebbe potuto diventare migliore. Forse potrebbe ancora diventarlo. Accanto a Marina imparerebbe a sentirsi mamma. Forse. Ed è per questo che me ne vado. Volete andarvene? Sì. E a voi chiedo soltanto di avere molta pazienza con Marina. Ve lo prometto. Certo soffrirà molto non avervi più. Delfina! Delfina! Corri, corri, c'è papà al telefono che ti vuole parlare da Roma! Sì, Marina, vengo subito. Signorina Delfina... Signorina, ve ne scongiuro, non dite nulla all'ingegnere. State tranquilla, non saprà niente. Sì, papà, ieri sera siamo stati al cinema con Delfina. Sì, con Delfina. Eccola, è qua. Pronto? Buonasera, ingegnere. Sì, signorina, sono io, sì. Delfina, cara. Desideravo sentire la tua voce e volevo anche dirti che spero di tornare presto. Sei contenta? Va bene. Sì, ingegnere. Ma chi c'è, Tilde? Ah, capisco. Non mi sembravi più la stessa, Delfina. Abbi fiducia in me, in noi, nel nostro amore. Sì, certo, ingegnere. Ho capito. Buonasera, ingegnere. Delfina! Ma perché è scappata? Delfina è stanca. Sta poco bene. Devi essere buona, Marina. Thank you.
Pronto? Il portiere. Portiere? Fissatemi un letto sul direttissimo di Torino. Sì, quello di mezzanotte. E fatemi fare il conto. Va bene. Signorina. Grazie, signorina Delfina. Ben arrivato, ingegnere. Buongiorno, Andrea. La signorina Delfina è in casa? La signorina è partita. Partita? Sì, signore. Mandami la signora Tilde. E poi vai a prendere la valigia. Va bene. Avanti. Buongiorno, ingegnere. Avete fatto buon viaggio? Perché Delfina è andata via? Cosa le è successo? E dove è andata? Non lo so, ingegnere. Questa mattina la Delia ha trovato la sua camera vuota. Non c'era più nemmeno la sua roba. Deve essere andata via questa notte. Ma ieri sera non vi ha detto niente? No, niente. È venuto qualcuno a cercarla? Nessuno. Sono preoccupata per Marina. Non ho voluto nemmeno fare colazione. Ho detto che la signorina aveva ricevuto un telegramma e che ritornerà domani. Dite a Marina di venire qui. Va bene, ingegnere. Vedrai che tornerà. Non piangere. Mi comprerai quella borsetta? Ma sì, ti comprerò tutto quello che vorrai. Davvero? Tu prometti sempre poi? No, questa volta manterrò la promessa. Domani Girardi mi deve pagare il ritratto di sua moglie e domani sera festa. Sì? Faremo venire Giorgio, Claretta, Alberto, Beatrice e ci divertiremo tutti come matti. E non ricomincerai a fare il cascamorto con Claretta? No, fare la gelosa, acqua passata. Giuralo. Te lo giuro. L'hai pagato l'affitto? Ma sì. Chi è? Sono io, Delfina. Vengo subito, un momento. Mettiti là. Chi è? Una cliente. Vada, Mario. Ti spiegherò dopo, sta zitta. Delfina. Scusa se non ti ho aperto subito. Siediti, prego. Oh, sono sfinita. Tutte queste scale. Una volta le facevo di corsa. Sei stupito di vedermi qui? Me lo domandi. Da dove vieni? Hai lasciato quella casa? Sì, sono venuta via. Sono ritornata alla pensione e forse ritroverò anche il posto alla casa editrice. Sono così sola. Non ne posso più. Non aver paura. Hai fatto bene a venire da me. Ora non sarai più sola. Ti ho tanto aspettata.
con il mio amore, con il dolore di averti fatto tanto soffrire. Povero Mario. Ma saprò farmi perdonare. Ci sposeremo subito. Lasceremo questa topaia e andremo in una casa nuova. Un bello studio. E saremo tanto felici e vedrai che anche tuo nonno... Ti prego, Mario. Sai che non voglio sentire parlare di lui. Lo so, tesoro mio, lo so. Ma bisogna anche pensare all'avvenire. Per farsi un nome e una carriera occorre anche darla ad intendere. Una bella casa, un bello studio, delle mostre a Roma, a Milano, a Venezia. Vedrai quante commissioni. Tuo nonno può avere tutti i torti, ma per noi sarebbe la lotteria di Tripoli. Ed io sarei il biglietto vincente, vero? Ti sbagli, Mario. Per me il denaro del nonno non esiste. Non andremo certo a domandarglielo, ma se rimanderà a chiamare come ha fatto altre volte, non vedo la ragione perché tu debba essere così sciocca da rifiutare. Per orgoglio, per un inutile orgoglio. Già, per orgoglio. Ma tu non tieni conto della mia dignità. Ho fatto male a venire, ho sbagliato. Delfina. Credevo di trovare un cuore pieno di comprensione. Invece non trovo che il tuo interesse. Delfina. Lasciami. Le tue parole mi hanno fatto comprendere tante cose. Ascoltami, Delfina. No, non ti credo più. Addio. Delfina. Su da brava, prendi lo sciroppo. Così domani starei bene. Ecco. Buono? No. Andate pure, rimango io con Marina. Buonanotte. Buonanotte. Sai, papà, oggi è venuta la mia maestra di tedesco. Mi ha insegnato una nuova poesia, adesso te la dico. Brava, sentiamo. Meine Welt ist wie eine kleine Barke. Vuol dire il mio letto è come una piccola barca. Ti piace? Sì, molto. E poi? Ho imparato solo questo, ti piace? Molto. E chi l'ha scritta? Un poeta, un signore che si chiamava Keller ed era molto amico dei bambini. Brava. Adesso io devo andare a scrivere e tu devi dormire. Eh? Così. Buonanotte. Papà, quando torna Delfina? Non lo so, ma sta buona. Non era contenta di stare con noi? Dormi, cara, dormi. Vogliamo diventare amiche? Con te sì. E allora dimmi, perché sei scappata? Papà è sempre fuori. Ed io non voglio più stare con Tilde e Maria. Non voglio. Marina questa sera mangerà soltanto la zuppa e una mela. E va bene, ma Delfina mangia solo a me. Quando sei entrata nel cortile, ti ho visto piangere. Perché piangevi? Io? Ma sì, ti ho proprio vista. Quando sarai con me non piangerai più. Me lo prometti? Prometto. Attenzione, la principessa Turandot di Carnovost. Gossi! Attenti, attenti, signore e signori, si incomincia. Papà, dio Delfina che non se ne vada. Te lo prometto, glielo dirò. Dormi, Marina.
Cosa vuoi? Lia! Non c'è, è uscita! Dove è andata? Al ristorante Colombo. Dov'è Colombo? In centro, vicino a Piazza Castello. In una stradetta a destra, non so come si chiama. Grazie! Guarda, guarda Olga. Ti senti male? Oh, ma tutta bagnata. Piazza Castello, Colombo. Per fortuna che c'ero al ristorante. Non ti so dire che cosa ho provato quando ho visto quella gente portare Marina in quelle condizioni. Ma come ha fatto? È scappata per venire a cercare te. Quando l'hanno trovata aveva già la febbre. E adesso non fa che ripetere il tuo nome. Andiamo. Mi raccomando, ci vuole quiete. Non più di uno o due persone in camera. Fra un'ora le darete un'altra pastiglia. Va bene, dottore. Ci rivedremo più tardi. Buonasera. Buonasera. È molto grave. Le ho fatto un'iniezione per il cuore. Tornerò fra poco. Se ci fosse qualche cosa di nuovo, telefonatemi. Vi accompagno, dottore. Grazie. Thank you.
Mia sorella mi ha detto. Vi ringrazio molto. Non avrete mica cambiato idea, per caso? Marina sta molto male. Ha la polmonite. Volete vederla? Marina mia. Sì. Maria, far bollire. Maria. Ma sei ancora qui? Antonio. No, cara, è inutile piangere adesso. Sono così disperata. Hai capito almeno tutto il male che hai fatto andandotene a quel modo? Non dico questo per me, per quanto tu sapevi come io ti volessi bene, ma per Marina. Anche ora ti chiama, vuole te, solo te. Perché te ne sei andata via così, senza una parola, senza nemmeno salutarla? Il medico ha detto che soltanto un miracolo può salvarla. Ebbene, prega che questo miracolo si compia. Antonio. Signor Giacomo, c'è fuori una visita. Una signorina che chiede di voi. La nuova maestra? No, non è una di qui. Boh. Falla entrare. Bene.
Accomodatevi. Prego. Posso chiedervi che cosa desiderate? Mi manda la maestra? Non mi manda nessuno. Sono venuta con la corriera. Non riuscivo a trovare la casa. Va bene. E poi? Dunque? Ho viaggiato molto. Io vivo a Torino. Confesso che prima non avevo mai pensato di venire qui. Mi sono decisa in un momento. Ma chi siete? Sono venuta per vedervi e per dirvi qualche cosa che vi riguarda. Mi chiamo Delfina. Togliete il cappello. Vieni qui, avvicinati. Ti ho fatto chiamare tante volte. Perché non hai mai risposto? Delfina. Non potevo volervi bene. Avete fatto troppo male a mia madre e mio padre. È stata la nostra croce. Tuo padre ci aveva portato via la nostra unica figlia. Si amava. Si sono amati tanto. Fino alla fine. Questa era la mamma. Sì. Aveva 18 anni. Io non me la ricordo, la mamma. Non ho che una sua piccola fotografia sbiadita. Anche il papà era tanto buono. Avanti. Cosa c'è? Signor Giacomo, posso preparare la colazione? Ah, prepara, certo. E si ferma anche la signorina? Ma sicuro che si ferma, che domanda? Vai, vai, vai. Non penserai certo di andartene, eh? No, sono venuta per restare. Se mi vuoi. Delfina. Nonno. Nonno, guarda, mi sembra che così vada bene. Ah, benissimo, benissimo. Ora metteremo a posto anche queste pecore. Vedrai che festa per i bambini della scuola. Tutti gli anni mi affliggono con un coro che pare impossibile, è sempre il medesimo. Sai, se ne vengono qui, si prendono i regali, si mangiano la torta della Sofia e se ne vanno felici. Ecco, brava. Queste mettile lì, perché le pecore vanno presso i pastori. Mi pare che così vada bene. Oh, ma adesso metti a posto i pastori. Ma tu non hai visto le belle pecorine? Fammele vedere. Eccole. Guarda. Poi ci sono i re magi, l'asino, il bue, la stella cometa. Fammi vedere, papà. Avanti. Vai pure. Dove sono i re magi, papà? Aspetta un momento, piccola, leggo questa lettera. Vai pure, papà. Natale è nato il bambino.
Ve li daremo dopo, eh? Adesso andate di là, che Sofia vi ha preparato la torta. Andate. Ringraziate, signor Ranieri. Andate pure. Andate su. Andate a prendere la torta. Dopo tornerete qui. Eh? Delfina. E tu? Non lo vuoi il tuo dono di Natale? No. Vieni con me. Roba tua. La tua povera mamma non ha potuto metterli, li metterai tu. Nonno, ma io... Va, li metterai quando ti sposerai. No, forse non mi sposerò mai. Cose che si dicono, bambina mia. Vieni, vieni a vederti allo specchio. Guarda come ti sta bene. Signor Giacomo, c'è un signore. Un signore? Sì. Chi è? Non so, non gliel'ho chiesto. Dice che vuol parlare con voi. Vengo subito. Permesso un momento, eh? Vai pure. Buongiorno, signore. Buongiorno. Voi siete? Antonio Ravaldo. Me l'ero immaginato. Delfina vi ha parlato di me? Sì, mi ha raccontato tutto. Forse non tutto. Delfina non sa quello che io ho sofferto. Sono stato rude, ingiusto verso di lei. Oh, lo ha immaginato. Se ha un torto, è forse quello di essere troppo giusta e di considerare sempre il dolore degli altri assai più che il proprio. Lo so. Ora conosco la sua generosità. Siamo tutti colpevoli verso di lei. È vero. Dobbiamo farci perdonare. Eh sì, anche io ho dei torti verso di lei. Confessione molto amara per un nonno. Ho però la consolazione di sapere che Delfina ha ritrovato qui, nella mia casa, la sua pace. Perché turbarla adesso? La mia bambina ha bisogno di lei più che di una mamma. Lo so. Delfina deciderà, insomma. Per quanto io desideri averla qui presso di me, io non la ostacolerò. Ma soltanto vi consiglierei di non affrettare le cose. Lasciatele il tempo per meditare. Tutto quello che le è accaduto è stato così precipitoso, violento, e lei non desidera che dolcezza. Potersi abbandonare con lentezza alla vita. Avete ragione. Aspetterò. Potrei salutarla. Non le dirò nulla che la possa turbare. Sta bene. La chiamo.
Delfina. Antonio. Marina ha bisogno di te. Non parla, non chiede che di te. Ti prego. Non ti dirò più nulla. Quando avrai ritrovato la pace, potrai prendere la tua decisione. Sappi soltanto che io ti aspetto, con la certezza che tu verrai. Dia Marina. Che cosa? Baciala, tanto, tanto.